Buongiorno e bentrovati con questa edizione di Mattino 6, mercoledì 9 novembre 2016, pronti a sfogliare le testate nazionali, le prime pagine delle testate nazionali e ovviamente le pagine dei quotidiani locali. Vi dico subito che chiaramente sulle testate nazionali i titoli saranno dirottati, chiaramente saranno imperniati sui risultati delle elezioni negli Stati Uniti, anche se sono dei titoli che non ancora tengono conto dei primi risultati che sono arrivati nel corso della notte, che stanno tuttora arrivando e che vedono il repubblicano Donald Trump in vantaggio su Hillary Clinton. Poi nel vedere le prime pagine vi daremo anche degli aggiornamenti andando sui siti di alcuni dei quotidiani più importanti come Corriere della Sera e la Repubblica, per stare un po' più all'attualità dell'ultimissima ora rispetto alla chiusura dei quotidiani. Allora, iniziamo intanto andando a vedere le prime pagine delle edizioni del Centro, le quattro edizioni del Centro. Qui siamo alla edizione aquilana. Ecco la piattaforma contro D'Alfonso, guerra aperta in regione, ultimatum di Di Matteo, Gerosolimo e Olivieri. Sarà questo anche il titolo di apertura per le altre quattro edizioni. Poi ancora per la politica nazionale, lo scontro nel PD, Bersani dice no alla scissione, perdiamo tutti. Aveva 91 anni, addio Veronesi, una vita contro il cancro. E poi la fotonotizia, la parola carabinieri sulle nuove auto della Forestale, da gennaio tutto sotto il controllo dell'arma. Poi alcuni richiami di cronaca, L'Aquila, truffa, sisma, maxi sequestro e due indagati, in basso canistro Santa Croce, Lolli ascoltato in procura, a Maliano dei Marsi, tabaccheria rapinata, preso uno dei banditi. E poi fondi europei per 806 milioni, in Abruzzo partiti i bandi, il programma degli investimenti. Gran Sasso, collaudi per funivia, impianti, ipotesi di apertura anticipata della stagione invernale. Poi il caso di Avezzano, Moggi, io in discoteca preferisco la chiesa. La prima pagina ora dell'edizione di Chieti. Abbiamo detto il titolo, ma anche la fotonotizia sono comuni. Vediamo i richiami di cronaca. Lanciano, maestro nei guai, terrorizzò 16 alunni in aula. Sempre a Lanciano, cartella clinica modificata, in 4 a processo. A San Salvo manca la luce, tentati furti alle industrie. E poi ancora in basso, Chieti, sicurezza stradale, due viadotti perdono pezzi, superstrada A25 con armature scoperte e arrugginite. Ortona, il comune, nozze civili in case e ville private. Prima pagina dell'edizione Teramana, imprenditori a colazione per fare affari, un gruppo di operatori economici si riunisce ogni giovedì mattina al Blue Palace di Mosciano con l'obiettivo di scambiarsi contatti e trovare nuovi clienti. Roseto, quasi 1 milione per sistemare i campi sportivi. E poi parla il patron del Teramo Calcio, Campitelli urla, Teramo pretendo di più. E poi in basso il dibattito, ospedale unico, sindaci divisi, Brucchi lo vuole a Teramo, Mugugni da Giulianova e Atri, i danni in città e inagibile la scuola materna di via Tevere. Adesso andiamo a vedere l'edizione di Pescara, ancora la prostituzione dopo l'operazione recente contro le case del sesso, prostituzione, 50 ragazze vendono sesso. Poi ancora perseguita la ex con falso profilo su Facebook, all'anno operaio perde 4 dita mentre lavora. Poi ancora Halloween, maschere sequestrate, scoperti 1000 prodotti fuori norma, multe per 10.000 euro, controlli del NAS nei negozi di Pescara. Poi quello che troveremo anche nella pagina dello sport, Serie A, i biancazzurri del miracolo, nel 1988 ci salvammo così. E tra coloro che sono stati intervistati anche Gianluca Gaudenzi, calciatore di quel Pescara.
Ora andiamo a vedere il Messaggero Abruzzo, ecco qui la prima pagina. Sisma, altri 6 comuni nel cratere. Palazzo Chigi, dopo l'intervento di D'Alfonso, ha dato il via libera per il Teramano, dove slitta la riapertura delle scuole. A Chieti, dichiarata inagibile una sede municipale. E poi sotto la testata, Pescara, mostre, musica e cibo, la svolta del mercato di Piazza Muzzi sul Mona. Protesta autisti, Tua lascia a piedi studenti e pendolari. Serie A, 6 giocatori ex Pescara nella nazionale di Ventura. Sebastiani rivela la Padura doveva andare al Napoli, ma c'era Higuain, la profezia del tifoso che ha regalato la maglia azzurra in anticipo al bomber. E poi ancora di spalla il campione e lo sfollato, un disco per risorgere, il musicista Coclite e il cestista Sherrod del Roseto Basket, del Roseto Sharks, raccoglieranno fondi pro ricostruzione. La fotonotizia, Pescara blindata per il Premier Renzi, domani la visita. E poi 5 nuovi ospedali, esplode la contestazione in regione, fibrillazioni dentro la maggioranza, il sindaco di Giulianova minaccia di dimettersi. E poi a Pescara minaccia di morte la ex arrestato. Allora andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Un attimo che ci stiamo per posizionare, comunque anche in questo caso in primo piano ci sono gli effetti sempre del sisma che hanno particolarmente colpito il Teramano, la città di Teramo e non solo, e dunque si continua a parlare di terremoto, di sisma, di conseguenze e anche di cratere sismico. Probabilmente ci sono delle difficoltà, allora direi che possiamo andare avanti. Ecco qui, abbiamo ritrovato la città, il cratere sismico ci sta stretto, sgravi fiscali e ricostruzione, grande attesa a Teramo per gli allegati tecnici del decreto terremoto. E poi le verifiche sfrattano altre 2 scuole comunali, sempre a Teramo, problemi in via Diaz e in via Tevere. Giulianova, scuole superiori, rientro rinviato a domani. Poi i numeri dell'emergenza, 675 sfollati, Teramo supera Montorio. E poi vediamo la fotonotizia, sempre a Teramo, villaggio terremoto, sfollati fuori dal centro accoglienza, già chiuso. E poi spacciatore beccato alla piazzetta del Sole, migrante del Gambia, ora rischia per l'asilo politico. Poi questi richiami, solidarietà e sisma, consegnata la casetta per Franco, provincia di Teramo, già spesi 2,7 milioni per l'emergenza. Ma Monte Pagano, dunque a Roseto, subito i lavori al campanile pericolante. Poi vediamo per lo sport in basso, Teramo Calcio, iniziato il casting per scegliere il nuovo direttore sportivo. Qui vediamo le foto di Minguzzi, Repetto, Federico e De Angelis. E poi ancora Giulianova, niente ospedale, Mastro Mauro minaccia il PD. Questo per quanto riguarda i quotidiani locali, le prime pagine. Adesso possiamo dare una sfogliata alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Come vi ho detto in apertura, chiaramente non si tengono conto, data la chiusura dei quotidiani nel corso dell'ultima serata. Le operazioni di spoglio negli Stati Uniti sono entrate nel cuore proprio nel corso delle ultime ore, nel corso della notte, e quindi qui non ci sono i risultati. Infatti Corriere della Sera, voto USA, duello Stato per Stato, il finale di una campagna avvelenata, ultimo attacco di Trump sui sondaggi, truccati, Clinton al seggio assieme al marito, tanti alle urne, sento il peso della responsabilità. Poi c'è l'editoriale di Beppe Severgnini, un paese ferito in cerca di tregua. In basso poi, ecco qui il saluto, il ricordo dell'oncologo Veronesi, addio Veronesi, ci ha insegnato che il tumore si può sconfiggere, è morto a 90 anni, rivoluzionò il trattamento del cancro al seno.
La Repubblica testa a testa fino all'ultimo, Clinton avanti su Trump, ma lo ripetiamo, questi erano dati estremamente provvisori, ora la situazione è assolutamente ribaltata, ma è duello voto per voto negli stati chiave per la vittoria. La candidata democratica pronta a lavorare con umiltà per ricostruire il nostro paese, il tycoon sempre all'attacco, questa sfida è irregolare, la Camera ai repubblicani. Chissà se dirà la stessa cosa tra poco, quando magari potrebbe essere ufficializzata la sua vittoria, dato che, vi ribadiamo, al momento è avanti proprio Trump. L'America in bilico, Stati Uniti al voto per il 45esimo presidente, primi dati dei sondaggi indicano la Clinton, respinto a Las Vegas il ricorso di Trump, decisivi Florida e gli stati del Midwest. Leggiamo in alto, affluenza boom, file ai seggi per la Casa Bianca, servono 270 grandi elettori. E poi in basso, addio Veronesi, una vita contro il male. Hillary sul filo, scrive il giornale, Stati Disuniti d'America, obiettivo 270 grandi elettori, Trump fa polemica e parte forte, ma la Clinton non perde gli stati chiave, il paese è spaccato, costa est decisiva, lotta all'ultimo voto in Florida. Poi ancora la stampa, America, la battaglia più dura, Hillary e Trump testa a testa negli stati decisivi, rischio contestazioni in Florida. All'ultimo stato, apre così il manifesto con una foto che ritrae di profilo la candidata democratica Hillary Clinton. Ancora Libero, che apre in maniera diversa, ecco qui le trame di Napolitano per non farci votare, referendum, il presidente emerito non smette di interferire. E poi sotto la testata anche Veronesi si è arreso alla morte, muore il più grande oncologo italiano, fondatore dell'Istituto Europeo dei Tumori e guru dei vegetariani, un genio della medicina, non della politica. E poi ecco qui le presidenziali in USA, la Casa Bianca non può cambiare la nostra vita. E poi ancora il tempo per un pugno di voti, questo duello in salsa western tra Trump e Clinton, come raffigurato qui dal tempo. E poi leggiamo qui di spalla, storico via libera della Consulta, il cognome della madre per i figli. E poi in basso l'oncologo Veronesi, muore a 90 anni, una vita per la lotta al cancro. Avvenire titola la nuova Casa Bianca, risultati nella notte, duello negli stati chiave, l'alta affluenza spinge Clinton, Trump resiste. Il Gazzettino, Trump Clinton tutto in una notte, all'ultimo voto titola il Mattino. Possiamo però andare a vedere quella che è la situazione aggiornata in tempo reale, basandoci sui siti del Corriere della Sera e della Repubblica, per avere un quadro un po' più chiaro rispetto a quello che inevitabilmente hanno detto le prime pagine di molti quotidiani nazionali, quelle stesse prime pagine che troverete in edicola quest'oggi, ma che gioco forza non possono essere aggiornate con i dati reali. Ecco qui possiamo vedere Trump a un passo dalla Casa Bianca, quindi a dispetto di quello che molti avevano pensato e previsto ieri sera, la situazione è decisamente cambiata nel corso della notte, prende Ohio e Florida che erano due degli stati chiave, poi borse in picchiata, affondano Tokyo e Hong Kong, e poi analisi e commenti da parte della Repubblica. Ecco qui la situazione, i quattro stati chiave, Wisconsin, Pennsylvania, New Hampshire e Michigan, e repubblicani controlleranno Camera e Senato. Qui vediamo già una mappa, gli stati in rosso sono quelli andati a Trump sostanzialmente, quelli blu andati alla Clinton, poi ci sono questi altri colori, l'arancione sono gli stati in bilico, quelli con un, diciamo così, un rosso un po' più chiaro sono con Trump attualmente in testa ma non ancora di Trump, quelli celesti sono con la Clinton in testa ma non ancora definitivamente assegnati alla Clinton. Come si può vedere anche in questo caso la mappa sembra piuttosto chiara, e soprattutto
C'è un vantaggio in termini di grandi elettori per Donald Trump, 244 contro i 215 di Hillary Clinton, tra l'altro la maggioranza si ha con 270 grandi elettori, quindi come si può constatare al momento c'è il vantaggio di Trump che, come scrive la Repubblica, è a un passo dalla Casa Bianca. Ecco, anche il Corriere della Sera, Trump shock, prende Ohio e Florida, la Casa Bianca è vicina, borse in picchiata, Tokyo meno 6%, e poi le parole del presidente uscente Obama, qualunque cosa succeda, il sole sorgerà. Dopo questo aggiornamento, anche dovuto rispetto a quanto riportavano le prime pagine dei quotidiani nazionali, possiamo tornare ora alle testate locali e andiamo ad approfondire i vari temi che abbiamo trovato anche nelle prime pagine. Qui siamo sul centro, abbiamo la pagina dell'Abruzzo. Ecco qui, anzi è una doppia pagina, pagina 10 e 11, guerra in regione, ecco la piattaforma contro D'Alfonso, Di Matteo del PD e poi Gerosolimo e Olivieri firmano il documento, più collegialità, sanità, attrazione pubblica e stop alle clientele. Il testo elaborato dai due assessori e dal consigliere di maggioranza fissa i paletti per la fase 2 della consiliatura, un out-out per il governatore. E poi l'ultimatum qui in 10 punti sintetizzati appunto dal quotidiano Il Centro. E poi ancora fondi a pioggia in consiglio e lite sui contributi, 2 milioni per eventi e festival. Ancora pagina 11, il documento post-sisma, basta cavilli e perditempo, aule sicure per i nostri figli. I genitori costituiscono il coordinamento e scrivono a Regione e Protezione Civile chieste immediate verifiche e lavori di manutenzione. È un vostro dovere. Poi ancora, non siamo più disposti a restare indifferenti e a continuare a subire inquietudini e incertezze emerse dagli eventi. Garantire e tutelare l'incolumità dei ragazzi è uno specifico onere di voi amministratori oggi disatteso. Andiamo avanti, siamo alla cronaca di Pescara. Com'è cambiata la prostituzione? In strada 50 ragazzi a sera, ma il business è nelle case, clienti anche da fuori provincia e la mappa dell'offerta è sempre più ampia. E poi ancora, dopo il sequestro dell'attività in via Milano, il sesso superaffare cinese che solo il calcio rallenta. Scoperti negli ultimi anni i centri massaggi a luci rosse gestiti dagli orientali, le basse tariffe attirano i clienti, ma quando ci sono le partite il giro cala. E poi ancora, sempre la cronaca a Pescara, perseguita la ex con un profilo Facebook. Giovane arrestato dopo la fine della relazione, minaccia la ragazza e pubblica il suo numero di telefono sui social network. In taglio medio, sequestrate le mascherine di Halloween, i carabinieri trovano 1.000 articoli irregolari nei negozi di Pescara e Sulmona, multe per 10.000 euro. E poi in basso, pitbull che lottano, esposto in procura, la LAV chiede il sequestro dei due animali ripresi per strada da un residente di Montesilvano. Avanti ancora, domani il Premier in città, l'attesa visita di Matteo Renzi, costituzionalisti e giovani pronti al corteo anti-Renzi. Il Presidente del Consiglio sarà al Circus alle 18.30 per la campagna referendaria, ma alle 18 da Piazza Sacro Cuore sfila l'Abruzzo del no alla riforma che azzera. E allora abbiamo ascoltato ieri tra gli altri il leader di Rifondazione Maurizio Acerbo, che ha parlato anche di questa manifestazione, tra virgolette, anti-Renzi. Un paradosso pensare che questa notte, su chiamata diretta del rappresentante di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, una volante della polizia di Pescara abbia dovuto redigere un verbale che aveva come protagonista il premier Matteo Renzi. Tutto nasce dall'attesa visita in programma per giovedì 10 ottobre.
Noi denunciamo il fatto che c'è un abuso del ruolo istituzionale da parte del Presidente Renzi e dello stesso Presidente D'Alfonso, che vuole accreditarsi se non riesce a far passare poi a Roma i progetti che gli interessano e gli amici suoi. È una situazione di illegalità e si sta determinando, basta andare in giro. La città e il circondario sono pieni di manifesti, insegne, cartelli luminosi che sono tutti illegali perché siamo in periodo di campagna elettorale. Il no referendum ha organizzato una protesta pacifica che si aprirà alle 18.30 da Piazza Sacro Cuore per snodarsi lungo le vie principali della città. Non tutti applaudiamo, noi insieme a tanti movimenti abbiamo lanciato una manifestazione democratica per il no a Renzi, alla sua politica, allo stravolgimento della Costituzione, ma soprattutto per difendere l'Abruzzo, perché nel titolo quinto della Costituzione, come viene modificato con il sì, c'è l'espropriazione del diritto delle regioni e quindi dei cittadini di esprimersi sulla materia energetica. L'appuntamento quindi è per giovedì pomeriggio alle 18.30 in Piazza Sacro Cuore per fare una manifestazione di quelli che non sono d'accordo e non sono degli S-men e non sono dei lecchini di questo sistema di potere. E dalle 14 di domani scattano i divieti di sosta nelle vie centrali, come riporta, vedete, anche il centro. Ancora, politici e dirigenti nel tribunale per D'Alfonso, causa Pettinari. Ieri in aula l'ex sindaco di Chieti Ricci, a dicembre tocca a Melilla, Paolucci e Coletti. E poi ancora in basso, i vertici dell'ACA si dimettono, gli amministratori di centrodestra tornano alla carica, nomina del CDA illegittima. Hanno parlato a tal proposito ieri il sindaco di Chieti Di Primio, il consigliere comunale di Pescara di Forza Italia Antonelli e il sindaco di Pianella Marinelli. Vediamo il servizio. Lo aveva annunciato il giorno delle elezioni della nuova governance di ACA. Il sindaco di Primio, dopo un acceso scontro con il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, aveva avvisato che dall'entrata in vigore del decreto Madia, lo scorso 23 settembre, quelle elezioni sarebbe stata nulla. Vi è una legge, la Madia, che oggi impone in qualche modo alle società pubbliche di avere l'amministratore unico, che sarebbe stato invece meglio votare un amministratore unico che continuasse l'opera di risanamento e che potesse programmare con i comuni, con un'assemblea scevra da condizionamenti politici, ovviamente anche gli investimenti. Da quell'8 ottobre oggi Forza Italia, Nuovo Centrodestra, i sindaci contrari a quell'elezione si trovano a fare i conti con qualcosa che poteva essere evitato e che rischia di paralizzare una situazione già critica. Il centrodestra dice che abbiamo la rappresentazione plastica della follia messa in piedi dal Partito Democratico con la complicità di alcuni altri soggetti. E del 2 di novembre una nota da parte dell'ATO indirizzata al Consiglio di amministrazione di ACA, in cui ATO dice sostanzialmente dovete limitarvi alla ordinaria amministrazione perché probabilmente la vostra nomina è illegittima e contro la legge Madia, che era la tesi che abbiamo sostenuto sin dal primo momento. La cosa è gravissima perché corre il rischio di paralizzare completamente la società, perché di ordinario in un'attività tesa alla gestione del concordato fallimentare, come è noto, non c'è assolutamente nulla e quindi siamo seriamente preoccupati del rischio paralisi che ci sarà. In particolare su Pescara c'è un rischio ancora più grande, che il 31 dicembre scade il contratto di gestione del depuratore. Sempre sulle pagine del centro, la cronaca di Pescara, la casa della droga all'asta per 4 milioni, il fabbricato sulla Tiburtina occupato dai tossici, presto in vendita, il curatore fallimentare, sgombero impossibile, dice appunto il curatore. Poi la collezione donata alla città di Perzio e le sue opere, vicino il sì alla Pinacoteca, la trattativa tra l'imprenditore e la soprintendenza verso una svolta positiva, rispolverato il progetto per l'ex sede di Banca Italia per esporre i 200 capolavori, ma la causa contro il comune dura da 37 anni, il collezionista chiede un risarcimento di 962.000 euro all'ente per un esproprio mai rimborsato. Poi, sempre la cronaca, ma siamo in Val Pescara, operaio
perde 4 dita mentre lavora, incidente in una ditta di Alanno, i soccorsi tempestivi e l'intervento dei microchirurghi hanno permesso di salvare la mano. E poi ancora in basso, l'ippodromo di San Giovanni Teatino, la gestione va all'agenzia Gagliardi, progetto di rilancio come luogo di eventi e per la musica. Ancora con la pagina, o meglio le pagine di Montesilvano, lungomare, bike to coast, tratti di riviera chiusi e divieti da fine mese. Ordinanza comunale predispone la riapertura del cantiere, ecco le strade coinvolte negli interventi per la pista ciclabile. Qui vediamo degli operai al lavoro proprio per la realizzazione di una pista ciclabile. Avanti ancora, siamo a Città Sant'Angelo, torna la pace su 5 classi dello Spaventa, mediazione del sindaco Florindi che evita il trasloco a Montesilvano. Da lunedì tutte le aule in centro storico. E poi a Penne, Vestina Gas cambia pelle, ecco il nuovo presidente, l'avvocato Paolo Grugnale, completa il consiglio d'amministrazione, l'assessore Petrucci, avvieremo un cambio di strategia per attrarre nuovi clienti. Sempre a Penne, palatenda danneggiato, si corre ai ripari, dopo il forte vento dei giorni scorsi il comune incarica una ditta specializzata. Andiamo a chiudere con le ultime pagine del centro prima di fermarci per concludere la prima parte. A Chieti, minacciò gli alunni, maestro a processo. Lanciano, supplente, terrorizzò 16 bimbi con urla e invettive, 8 genitori hanno fatto denuncia, la difesa chiede l'abbreviato. E poi ancora una storia a lieto fine a Vacri, partorisce in ambulanza, la figlia sta bene, all'ottavo mese rompe le acque in casa, la piccola Silvia di 2,3 kg a Chieti, nasce poi a Chieti. Ateneo, niente tasse ai terremotati, il senato accademico a Chieti approva il consuntivo 2015 senza il parere dei revisori. Avanti ancora con la pagina aquilana, lite Santa Croce, milioni di bottiglie verso il sequestro. Lolli, il vicepresidente della regione Abruzzo, pronti a entrare nello stabilimento con i carabinieri, la procura apre l'inchiesta e ascolta il vicepresidente. Poi in basso, sul Mona, assenteisti, nomi a indagini chiuse, comune a rischio paralisi, il PM Bellelli conferma tempi rapidi. E poi a Magliano dei Marsi, banditi inseguiti dopo la rapina, fuggono dopo il colpo in tabaccheria, ma uno viene bloccato. E poi la pagina teramana, i danni del terremoto, Materna dichiarata inagibile, i 95 bimbi dell'arcobaleno di Via Tevere saranno trasferiti d'Alessandro. E poi l'asilo nido di Via Diaz è a posto, ma gli alunni saranno spostati in strutture al piano terra. Si va verso una riapertura lunedì anche delle superiori, oggi la decisione. Poi addio a Patriarca, creatore di auto sportive, aveva 81 anni e a maggio aveva partecipato alla storica Mille Miglia. Questa mattina i funerali. Ci fermiamo per la prima parte di Mattino 6, vi lascio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi ci ritroveremo con la seconda parte. Eccoci rientrati, di nuovo buongiorno alla seconda parte di Mattino 6, proseguiamo lo sfoglio dei quotidiani locali andando con il Messaggero Abruzzo, abbiamo già visto la prima pagina, ora entriamo all'interno del quotidiano romano. Fondi alla cultura in consiglio regionale, tutti contro tutti, fibrillazioni politiche crescenti all'interno della maggioranza e sul provvedimento scontro al vetriolo con il Movimento 5 Stelle. Per i grillini oltre 2 milioni di finanziamenti a pioggia a comuni, associazioni e fondazioni. E poi sempre la sanità tra i nodi principali, 5 nuovi ospedali, ecco il piano che domani sarà discusso dalla Giunta. Le schede progettuali riguardano Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto e Penne, più la centrale del 118 all'Aquila.
Avanti con le pagine di Pescara, città blindata per il Premier Renzi dal sindaco Alessandrini, una raffica di divieti di sosta, fermato transito sulle strade in zona Aurum, municipio e teatro Circus. Al mattino il Presidente del Consiglio parlerà del Masterplan, nel pomeriggio con Luca Sofri apre il FLA, poi sarà in comune. Si annuncia domani una giornata di disagi per il traffico, chiusure dalle 8 alle 20, in alcuni casi fino alla mezzanotte. E poi ancora precari, la provincia perde il ricorso, la Cassazione riconosce il diritto al risarcimento per i 54 in esubero, ma va ricalcolato in corte d'appello. E poi la cronaca, minaccia di morte la ex, arrestato, lo stalker è un 25enne pescarese, non accettava la fine della relazione. La giovane vittima, pedinata e molestata, ha denunciato tutto al questore e per l'uomo sono scattate le manette. Poi massaggi a luci rosse, le indagini si estendono agli altri centri cinesi, la squadra mobile procede con nuovi accertamenti, intanto emergono altri particolari dalle testimonianze. Mercato gourmet in piazza Muzzi, piace la fusione tra banchi tradizionali e locali alla moda, tapas e aperitivi di sera sull'esempio di Barcellona e Madrid, collaborazione tra esercizi e sostegno dall'assessore Cuzzi, venerdì galleria di foto e cibo con musica dance slow motion. In taglio medio, golosaria, i sapori d'Abruzzo conquistano Milano, in evidenza l'olio DOP a Prutino Pescarese, le strategie vincenti delle aziende e il premio allo chef Daniele D'Alberto. In basso c'era una volta Montesilvano, le foto e la memoria, i montesilvanesi immortalati in 120 immagini dagli anni 50 in poi, Agostinone e Petra firmano l'iniziativa. Pagina ora dell'Aquila, pagine dell'Aquila, contributi non dovuti liberati nei guai per falso, nel mirino della Guardia di Finanza il direttore del Banco di Credito Cooperativo avrebbe percepito 167.000 euro per una casa nella quale non risiedeva, coinvolto pure il tecnico, secondo l'accusa la somma utilizzata per l'acquisto di una abitazione sostitutiva. Anche in questo caso il servizio realizzato dai colleghi della redazione aquilana. Avrebbe ottenuto con false attestazioni e la complicità di un tecnico fondi per la ricostruzione della propria abitazione principale gravemente lesionata dal sisma del 6 aprile 2009, con l'accusa di indebita percezione di un contributo a post sisma corrisposto dal comune dell'Aquila, sono finiti sotto inchiesta due aquilani, un privato cittadino e il suo professionista di fiducia. A oltre 7 anni dal terremoto, i due hanno subito un sequestro preventivo per una somma complessiva di circa 170.000 euro, eseguito dagli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, coordinati dal tenente colonnello Sergio Aloia. Le indagini sono state condotte dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, a cui sono state assegnate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal GIP del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, su richiesta dei sostituti procuratori Fabio Picuti e Simonetta Ceccarelli. Gli investigatori avrebbero accertato che con falsa documentazione l'immobile beneficiario della misura di sostegno pubblico era adibito ad abitazione principale stabile dimora, mentre in realtà, così come scoperto a seguito delle indagini, la dimora abituale del cittadino all'epoca del sisma si trovava presso un altro indirizzo. I sequestri sono scattati a seguito delle indagini di natura patrimoniale che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibili ai responsabili dei reati accertati. Sempre nelle pagine aquilane, ricostruzione, la città non è sicura se si ricostruisce tutto com'era e dov'era. L'ingegnere Verlinghieri lancia l'allarme per gli edifici vincolati e non del centro, anche le chiese a rischio. La previsione Colle Maggio e San Domenico non reggerebbero a nuove scosse di forte intensità. E poi ancora l'opera delle ultime suore di Celestino continua nella terra del Centro Africa, la professione di fede di 5 nuove monache di San Basilio. Siamo a Sulmona, Tua lascia a piedi studenti e pendolari, enormi disagi per la protesta degli autisti che chiedono attenzione
sul problema degli straordinari e del sottorganico. La soppressione delle corse continuerà anche per i prossimi giorni. Sono mesi che chiediamo un incontro all'azienda. Utenti inviperiti per il blocco a sorpresa. Abbiamo dovuto arrangiarci. Avanti con le pagine di Chieti, Palazzo De Pasquale inagibile, chiusi la scalinata e due uffici, le lesioni provocate dal terremoto, Teatro Servizi riapre oggi al pian terreno, ai lavori per la messa in sicurezza, settore commercio costretto a spostarsi, il sindaco Di Primio guarda al futuro, per la società iniziamo a pensare a una diversa collocazione. E poi per la cronaca, in trappola la banda dei furti nelle ville, banditi scoperti nell'area chietina e bloccati a Tivoli dopo una fuga rocambolesca. Studenti delle zone terremotate, c'è l'esonero di tasse e contributi all'Università di Chieti. Poi le vecchie stazioni torneranno in vita, qui siamo sulla costa teatina, l'accordo tra Torino di Sangro, Fossa Cesia, San Vito è vasto, discusso con quattro sindaci, presentato lo studio di fattibilità, le storiche strutture ferroviarie della costa dei Trabocchi e quindi sulla futura pista ciclabile saranno rigenerate. Il piano SAT da quasi 7 milioni è destinato alla riqualificazione dei luoghi. Avanti ancora con le pagine di Teramo, scuole, riapertura rinviata, inagibile la materna di Via Tevere, si tornerà sui banchi lunedì prossimo ma i genitori non sono ancora d'accordo, paradossale il caso del nido di Via Diaz, 40 bambini ricollocati in tre plessi diversi, il sindaco Brucchi ha incontrato il presidente della provincia per fare il punto della situazione. Poi altri sei comuni teramani inseriti nella legge cratere, Palazzo Chigi accoglie l'indicazione del governatore D'Alfonso e di De Vincenti. A Giulianova, ospedale Mastro Mauro, così mi dimetto, salta Giulianova dall'elenco dei nuovi nosocomi e al suo posto figura Penne, scontro verbale con Paolucci che poi lo convoca, la città domani marcia su Pescara con la giunta, i capigruppo, i sindaci del comprensorio e la delegazione dei consigli di quartiere cercano di mettere pace i consiglieri regionali ed il PD. E su questa vicenda abbiamo realizzato un servizio proprio con le dichiarazioni del primo cittadino di Giulianova, Francesco Mastro Mauro. Pronta la delibera regionale per 5 nuovi ospedali. Arriverà infatti nelle prossime ore in giunta lo schema dell'accordo per la nascita dei nuovi presidi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Vasto, Lanciano e Penne. Un'operazione da 283 milioni di euro ma che ha visto lo stralcio dei presidi di Chieti, Teramo e L'Aquila. Dal governo sono arrivati 100 milioni di euro. La regione parteciperà con altri 5 milioni. Il resto arriverà dai privati. Una decisione che non ha però mancato di creare tensioni in maggioranza, stralciato anche il progetto del nuovo ospedale di Giulianova. Fra i 5 nuovi ospedali non è ricompreso quello di Giulianova, che serve una popolazione di oltre 80.000 abitanti, l'unico ospedale della costa fra Pescara e San Benedetto, da sempre ritenuto uno dei due ospedali per acuti della provincia di Teramo, sul quale già 15 anni fa è iniziata una procedura per la realizzazione del nuovo nosocomio. Questa è una notizia che mi ha lasciato attonito e amareggiato. A nome di un'intera comunità, un'area vastissima, che si sente presa in giro. Io attendo un incontro immediato, prima dell'accordo con la delibera che verrà portata dall'assessore Paolucci il 10 novembre all'attenzione della Giunta e che venga ripristinata la serietà degli impegni, altrimenti se questo non sarà fatto assumerò azioni e atti molto determinati. La sanità non ha colore politico, gli impegni vanno mantenuti, le popolazioni, i territori e soprattutto gli utenti della sanità hanno diritto a risposte certe.
E con questo servizio abbiamo anche chiuso la parte della cronaca relativa al Messaggero Abruzzo. Ora andiamo a sfogliare le pagine della città. Terremoto, tutti premono per entrare nel cratere. Grande attesa per gli allegati tecnici del decreto terremoto. Lì si gioca la partita su sgravi e ricostruzione. Gli appelli, il centrodestra Teramano ha presentato una risoluzione che impegna la Regione a sostenere la causa dei comuni del Teramano devastati dal sisma. Appello congiunto anche da Maria del PD e D'Ignazio del Nuovo Centrodestra. Poi ancora i danni a Teramo, sgomberare altre due scuole comunali, problemi di evacuazione al nido Lettieri in via Diaz, edificio inagibile alla materna di via Tevere. Teramo superato Montorio al Momano per numero di sfollati, 675 contro 600, ieri altre 14 ordinanze di sgombero dalle case. Ecco qui le varie situazioni. In via Diaz gli alunni della Lettieri saranno trasferiti nei nidi di Piano Solare alla Gammarana e a Colle Atterrato. In via Tevere gli alunni potrebbero finire alla D'Alessandro al posto della San Giuseppe, che andrebbe in via Diaz. Le altre scuole su 23 verificate, problemi in 4 sedi, tutto ok a San Nicolo. Oggi le ultime 8 scuole da controllare. Poi c'è anche il problema degli sfollati, come evidenzia la città. Colle Atterrato, epicentro dei problemi del terremoto. Nei pressi della chiesa è nato un campo con tende, camper e roulotte, ma il centro d'accoglienza è chiuso. A Colle Atterrato il maggior impatto degli sgomberi, ma l'unica area attrezzata rimasta aperta è quella dell'Acquaviva. Impossibile accedere agli spogliatoi del campo di calcio. I danni del sisma, primo conto da 2,7 milioni per le casse provinciali e la spesa affrontata da via Milli solo per i lavori in somma urgenza. Riapre stamattina il ponte di Aprati. Domani mattina si torna in aula negli istituti superiori di Giulianova e Castelli. A Montorio al Vomano il sindaco ha deciso di prorogare la chiusura dei plessi almeno fino a sabato. E a Campri, leggiamo qui, cresce il numero delle abitazioni inagibili, nuovo appello del sindaco Quaresimale per l'inserimento nel cratere. E ieri siamo stati proprio a Campri per fare il punto della situazione. Tutte le chiese di Campri sono inagibili, alcuni palazzi storici, tra i quali Palazzo Farnese, sede del comune, lo sono, anche se parzialmente. La cittadina appare vivere in una solitudine malinconica che colpisce subito il cuore di chi arriva a visitarla. Purtroppo di turisti nemmeno l'ombra, anche se la Scala Santa è sempre meravigliosa ed intatta. Vittorio Sgarbi dà forfè ad una sua visita annunciata al sindaco Pietro Quaresimale, che non se la prende e fa un punto sulla situazione attuale del suo territorio. L'assenza di Sgarbi però non ci impedisce di fare un punto sulla situazione. La curiosità è: ma le tante persone cattoliche, credenti, praticanti, dove vanno a Campri adesso? Allora, premetto che il professore mi ha chiamato questa mattina che ha avuto un contrattempo e è dovuto andare a Roma per un servizio televisivo per quanto riguarda le elezioni negli Stati Uniti, però a presto sarà qui, cioè, è molto vicino a noi perché tra l'altro lui qualche mese fa ha avuto la cittadinanza onoraria da parte del comune. La situazione, non so se avete avuto modo di fare un giro nel centro storico, è molto grave, non abbiamo appunto una chiesa assolutamente agibile. E domenica, lo ringrazio Don Adamo, ha cercato di mantenere questa tradizione e ha fatto una santa messa in piazza. Futuro appunto delle prossime messe? Avevamo una chiesa di Santa Maria degli Angeli che era stata sconsacrata, che volevamo destinare a sale riunione, sale convegni, quindi per questo periodo di emergenza, fino a quando non apriranno le chiese, la santa messa sarà celebrata lì. Però per i peccatori c'è sempre la Scala Santa. Sì, ringraziando il Signore, visto che siamo in tema, la Scala Santa non ha subito danni, quindi tutte le persone religiose che vogliono venire a Campri possono ancora vedere questa bellezza. E certo, stiamo risentendo tantissimo di questa emergenza, perché Campri è praticamente vuota, a parte di giorno in cui molte persone tornano nelle proprie abitazioni, mentre di sera vanno al palazzetto, e logicamente c'è stato un calo del turismo con pregiudizio per l'indotto economico e commerciale dell'attività.
Torniamo sulla città, scuole sicure. Fratelli d'Italia chiede un moderno polo scolastico a Teramo. Micheli e Carboni, basta spendere soldi pubblici in interventi di miglioramento delle vecchie sedi. In attesa della realizzazione del polo, AN propone scuole prefabbricate o i moduli MUSP temporanei. E poi ancora contro la funivia, AN sposta la richiesta del sindaco Brucchi, spostare i 10 milioni della funicolare d'Ateneo sul polo scolastico. Andiamo avanti sempre sulle pagine della città. Il processo per l'epidemia, il depuratore di Alba era in sofferenza cronica, mare inquinato dal ruzzo, parlano in aula gli ex sindaci di Alba Adriatica, Martin Sicuro e Corropoli. I sindaci Franchino Giovannelli, Abramo Di Salvatore e Umberto De Annuntis hanno confermato i problemi del depuratore di Alba. In sei sono finiti a processo con accuse che vanno dal disastro ambientale all'epidemia colposa. Avanti ancora, l'abbiamo già visto, a Giulianova il sindaco minaccia le dimissioni per l'esclusione dalla rosa delle 5-9 strutture ospedaliere presentata dall'assessore regionale Paolucci. Andiamo ancora avanti, qui siamo a Roseto, iniziano subito i lavori al campanile, il comune non perde tempo per mettere in sicurezza la torre di Montepagano. E poi ancora la pagina dello sport. Teramo, va in onda il casting per il nuovo DS, 4 profili al vaglio della società biancorossa, si decide su un profilo più esperto oppure su uno più giovane. Tutti hanno lati positivi ma anche delle situazioni che generano dei dubbi nella dirigenza, che sta vagliando con calma. La decisione potrebbe arrivare anche in questa settimana. La preferenza, ecco qui, sarebbe per un profilo più giovane ma che abbia già un'esperienza importante nel calcio. E qui vediamo i 4 profili che vengono indicati dalla città, dall'articolo di Jacopo Forcella. Vincenzo Minguzzi, leggiamo in senso orario, Vincenzo Minguzzi, Giorgio Repetto, Stefano De Angelis e Sandro Federico. Lasciamo la città, torniamo al centro per le pagine sempre dello sport. Siamo ormai in addirittura d'arrivo di questa edizione odierna di Mattino 6. Allora, ecco qui il centro nelle pagine dello sport, quelli dell'87-88 da Gaudenzi a Di Cara, gruppo e qualità, così ci salvammo in A. Il Pescara in una sola occasione ha evitato la retrocessione in B. Il racconto e i consigli dei protagonisti di un anno indimenticabile. Ecco qui Pescara che arrivò al terzultimo posto con 24 punti insieme ad Ascoli e Pisa, ma era un anno particolare perché retrocedevano per via delle riforme dei campionati soltanto 2 squadre in Serie B, quindi era anche un po' più semplice salvarsi. All'epoca tra l'altro il campionato era con i 2 punti per vittoria. Pescara salva con 24 punti, allenatore Giovanni Galeone, capocannoniere Baka Sliskovic con 8 reti. E poi ci sono, vedete qui, le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti di quel Pescara, Di Cara, Marchegiani, Gaudenzi, Loseto, Camplone, Pagano. Tutti dicono la loro su quello che è l'attuale momento del Pescara, e questa è una foto di quel Pescara, l'unico a riuscire a salvarsi in Serie A. E poi in attesa dei rinforzi, ecco il Baby Koulibaly. La società mette sotto contratto il 17enne centrocampista senegalese, problemi muscolari per Fornasier, salterà la Juventus e la Roma. Dunque emergenza difesa, fuori causa anche Kode Gyomber, 5 nazionali in giro per il mondo. Domani sera in programma la festa del club, quelli del Delfino. E poi quello che è successo ad Avezzano, Moggi, io in discoteca, ma che meglio in chiesa, il titolare del Reverso, ho parlato con l'ex DG, lui era all'oscuro di tutto. Botta e risposta tra i protagonisti dell'evento programmato per sabato scorso e poi annullato perché l'ex dirigente non si è presentato nella discoteca appunto di Avezzano. Lega Pro, Campidelli alza la voce, Teramo pretendo di più, il presidente a San Benedetto del Tronto, dobbiamo giocarcela alla pari, l'allenatore, c'è sempre grande stima per
Carnofri è un emergente e farà bene. Poi per la Serie D la squadra del momento è l'Aquila, 5 vittorie consecutive, parla il bomber russo, avanti l'Aquila, che bello rivedere l'entusiasmo in città. E poi ancora il calcio a 5, il Pescara sfida il passato per un'altra Supercoppa, stasera alle 20:30 i biancazzurri contro il Real Rieti dell'ex Patriarca in palio, il primo trofeo della stagione. E poi per il basket, un'altra squadra del momento, i Roseto Sharks, Casa Grande, che spettacolo il tifo di Roseto, l'ala della capolista, spero ci sia tanta gente anche ad Ancona contro Recanati, in testa alla classifica la compagine rosetana. Torniamo al Messaggero con le pagine dello sport. È proprio una Ital Pescara, dopo l'ultimo arrivo di La Padula sono addirittura 6 giocatori con trascorsi abruzzesi tra i convocati di Ventura. Oltre all'attaccante ci sono Verratti, Immobile, Insigne, Perin e Politano. La nazionale sta rinascendo con loro. E poi c'è la profezia del tifoso William Gelsomino, che mesi fa aveva consegnato una maglia azzurra con la scritta La Padula proprio al bomber allora del Pescara, e la profezia si è avverata. Poi ancora il patron Sebastiani a Radio Kiss Kiss, l'attaccante doveva andare al Napoli ma c'era Higuain, al Milan farà bene. E Oddo pensa al cambio di modulo, Fornasier salta la Juventus. Pescara Real Rieti, calcio a 5, la finalissima è social, questa sera a Teramo si aggiudica la Supercoppa per la prima volta live su Facebook. E poi per la Lega Pro Teramo De Angelis in pole per diventare nuovo DS. C'è oggi il recupero per il campionato di promozione, il Real Giulianova in campo con tifosi al seguito, nonostante la giornata feriale ci saranno dei pullman per il recupero della partita a San Benedetto dei Marsi. Niente da fare per gli infortunati Gizzi ed Alessandro, che potranno tornare con il Ponte Vomano. Parla Casagrande anche sulle colonne del Messaggero. Roseto, mai visti tifosi simili, previsto l'esodo per la gara di domenica al Palarossini. E poi in basso Quilici è il nuovo coach della Weir Ortona dopo l'interruzione del rapporto con l'ex allenatore Sandro Di Salvatore. Noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6. Ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata e vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari alle 14, alle 19 e alle ore 23. Grazie ancora e buona giornata.